Cari, suppongo che quando arriverà questa lettera io sarò già morto da alcune settimane. La guerra è molto confusa, ho visto abbastanza cadaveri per non essere almeno un poco scettico. Però, se la riceverete, questa è anche un annuncio ufficiale, consideratelo definitivo. Questo è l'ultimo giorno di riposo. Domani andiamo al fronte contro i fascisti. E non ho dubbi che li allontaneremo da qui, anche se sarà un prezzo considerevole. E sapendo quanto vale il battaglione Lincoln, so che staremo nel bel mezzo di tutto. Mi aggrappo anche alla mia convinzione originale, secondo cui continuerò a vivere almeno fino a quando un sacco di dittatori saranno morti, intossicati dal piombo o con le arterie collassate. Però, siccome altre volte mi sono sbagliato nelle previsioni, vabbè, ho deciso di scrivere questa lettera. Certo, l'idea di morire non mi entusiasma. Me la sono passata bene nei miei primi 20 anni, anche se, salvo gli ultimi 6 mesi, sono stati abbastanza inutili. Ad ogni modo, vorrei scrivere questa lettera per lasciare detto chiaramente che non c'è nulla di cui possa pentirmi. Se ritornassi a vivere, credo che mi unirei di nuovo alla stessa lotta, in questo stesso posto cruciale. Qui c'è un compito estremamente importante da portare avanti e io sono uno di quelli che hanno deciso di finirlo. Peccato che nel compierlo una certa quantità di noi risulterà morta. E il fatto che io muoia è alquanto mai deplorevole alla nostra prospettiva. Tuttavia, questo non ha rilevanza rispetto alla necessità di portare avanti questo compito. La differenza tra il fascismo internazionale e il socialismo internazionale è troppo grande per permettere che la nostra vita sia un fattore da considerare. L'altra cosa che voglio chiedervi è che non vediate tutto ciò fuori dal suo contesto. Cambiare il mondo è una questione molto seria. Ha ucciso e continuerà a uccidere migliaia di ragazzi così cari a qualcuno come io lo sono a voi. I fascisti vogliono la guerra? Bene, noi gli daremo guerra e morte. Siete più fortunati della maggioranza dei genitori perché avete ancora 2 bambini con un futuro molto brillante. Credo che le mie idee sull'immortalità coincidano ampiamente con le vostre e così, se torneremo a incontrarci, sarà geniale. Altrimenti, beh, avremmo trascorso tanto tempo felice insieme. Quanto ai miei amici, portate il mio affetto quando li incontrerete e raccontate loro che c'è una cosa che è sola che meriti ricordare, che ora hanno un compagno in meno per finire il lavoro e che dovranno tutti fare qualcosa in più per compensare la mia caduta. Vediamo un po' se questo sarà un buon motivo per alcuni di essere meno indifferenti e passare all'azione. È stata una lettera maldestra, lo so. Volevo solo dirvi che vi amo tantissimo e anche che ciò che è accaduto poi non è così grave. Amore e saluti rivoluzionari. E allegria per il mondo. Sam Levinger. Tormenta s'agita, lo sai, nella scura non si impide me, anche non si spera il dolore, la morte contra il nemico non si ama il deber, il bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, alta la bandera revolucionaria que sin cesar nos lleva en pos, alta la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas por el triunfo de la confederación. Alas barricadas por el triunfo de la confederación. En pie, pueblo.
E io